Ciao aglio e benvenuti in questo nuovo video. Fa caldissimo, ho un ventilatore qui, spero che non si senta nel microfono, l'ho messo al minimo ma senza si schiatta. Spero che da voi si stia un po' meglio o se non altro che siete attrezzati con l'aria condizionata. Oggi rispondiamo alla domanda del secolo. Qual è la differenza fra un pianista professionista e un pianista amatoriale? Ovviamente la risposta è scontata, le ore di studio sono la differenza, ma andiamo un pochettino oltre a questo semplice dettaglio e cerchiamo di capire a livello di movimenti che cos'è che succede. Allora a questo punto a me piace sempre un po' rigirare le domande e ti faccio io a te una domanda. Non so se tu sei esperto, per esempio, so, di danza, di ballo, balli caraibici, latinoamericano, tango. Io per esempio non ne so una mazza, nonostante c'è mio fratello che pratica, io non ne so assolutamente una mazza. Però se mi metti davanti a uno spettacolo di due che ballano latinoamericano, uno principiante e uno un maestro, ti so sicuramente dire chi di due è il maestro e chi è il principiante. Tu mi dai, grazie al Kaiser, Christian. Eh sì, però bisogna anche capire cosa che fa la differenza. Che cosa che fa la differenza? Oltre uno che magari fa più acrobazie, ma a parità degli stessi passi, possono essere anche i passi base che si imparano alla prima lezione, il maestro c'ha un modo di farle completamente diversi rispetto all'allievo. Che cos'è che cambia? Ma se deve essere un semplice passo avanti e indietro, il maestro sarà più sinuoso, muoverà non solo le due gambe in avanti, poi le due gambe indietro, ma le spalle, il corpo, il busto, il bacino. Ecco, questo secondo me è un ottimo paragone e lo dobbiamo trasportare anche sul pianoforte. Se ad un principiante noi chiediamo di fare 5 note do, re, mi, fa, sol, lui abbasserà le 5 dita progressivamente do, re, mi, fa, sol. Ma se glielo chiediamo ad un professionista, vedremo, se proprio andiamo ad inquadrare con una videocamera, vedremo che lui non farà solo 5 movimenti di dita. Quindi adesso voglio portarti con me al pianoforte, voglio farti vedere alcuni tipi di tecniche e vado a simulare come le farebbe un principiante e come le farebbe un professionista. Andiamo! Bene, ho messo questa inquadratura laterale perché secondo me è il mezzo migliore per vedere le differenze. Allora, immaginiamoci un principiante che debba fare 5 note, do, re, mi, fa, sol, le farebbe in questo modo. Più veloce. Ecco invece come le farebbe invece un professionista. Che cos'è che è cambiato? Un movimento rotatorio del polso e del gomito verso l'esterno e quando si va sulle ultime note il polso va in alto affinché si senta la sfumatura. Se non sfumiamo abbiamo tutte le note di uguale suono. Alzando il polso le ultime dita suonano di meno e quindi si ottiene l'effetto sfumatura. Proviamo a chiedere ad un principiante di fare un tremolo di ottava, do, do, do alto col pollice e il mignolo. Se glielo chiediamo a un professionista otteniamo questo. Quindi non è un azionare il dito, non è il pollice che si aziona, ma si ha una struttura e a questo punto si usa la rotazione dell'avambraccio per ottenere una velocità e stancarsi il meno possibile. E non così. Ricordiamoci che le dita, soprattutto in velocità, devono essere l'ultima cosa che devono andare a colpire il tasto. Il suono e l'impulso nasce prima dal braccio. Chiediamo ad un principiante di fare delle doppie note. Do mi, do fa, do sol, possibilmente legate. Allora un principiante le farà staccate perché ancora non è in grado di legare, farà così. Un allievo allo stadio più avanzato farà così. Tra l'altro è molto difficile farle sentire molto in sincrono, spesso otterremo cose di questo tipo.
Senti che non erano perfettamente insieme. Un pianista professionista ancora una volta le farebbe così. Sfrutterebbe innanzitutto la caduta per avere l'inerzia per fare le altre. Il principiante invece è così concentrato sulle dita che quindi farà il doppio dello sforzo, mentre sfruttando la caduta le altre vengono d'inerzia. Chiediamo ad uno studente di fare una scala musicale. Lo studente lo farà in questo modo. Più veloce. D'altronde gli hanno sempre segnato di mettere il pollice sotto. Un professionista lo farebbe in questo modo. Hai notato? Te lo faccio a rallenti. Non è che il pollice è andato sotto, perché se vai sotto sotto questo movimento è troppo, ti incarti troppo, quindi è più un ok, mi vado in questo modo, mi sposto con l'avambraccio, prendo e sposto come se fosse una gru in velocità. E ancora una volta mi aiuto col polso. Chiaro che se io, quando devo fare il passaggio col pollice, alzo il polso, c'è molto più spazio e diventa molto più facile. Se io rimango sempre così, diventa molto difficile. In più, se io allargo il gomito in fuori, allargando il gomito in fuori, il pollice automaticamente si trova già sul fa. Vediamo se sta registrando bene. Ok, si trova già sul fa. Se io tengo la mano così, guarda che fatica per andare sul fa il pollice. Io alzo il gomito come una gallina, sono già qui. Quindi non c'è nulla di male nell'aprire il gomito, nonostante il Beyer, che è un metodo del 1222, dice di tenere i gomiti verso il busto, non c'è nulla di male nell'allargare il gomito. Chiediamo ad un principiante di fare queste note con una sola mano, metterebbe qui le dita dal Do al Sol e andrebbe di dita ancora una volta. Questo è invece quello che farebbe un professionista. Non sta usando le dita, sta usando la rotazione, la mano come se fosse una pallina. Non è molto più semplice così che andare con ogni dito. E quindi questo poi si può applicare chiaramente anche nel repertorio. Chiediamo ad un principiante di fare un arpeggio. Il principiante lo farebbe in questo modo. Rifaccio. E chiaramente non riesce ad andare più veloce. Il professionista lo farebbe in questo modo. Che cos'è che è cambiato tra il principiante e il professionista? Che il principiante ogni volta che cambia ottava rilassa la mano. Rilassando la mano, ogni volta che ritorna all'ottava superiore deve riaprirla così per l'arpeggio. Mentre il professionista prende le note dell'arpeggio e le ripropone come se fosse una gru, questa è un'impronta ormai, si è fatto l'impronta, e la ripropone sulle varie ottave.
così per tutti gli arpeggi chiaramente. Quindi cercare di prendere l'impronta del tasto e riproporla così su varie ottave. Bene, spero che tu abbia potuto notare la differenza. Chiaramente io ho cercato di simulare, poi ogni studente ha il suo modo di suonare, ha i suoi problemi che poi vanno risolti nel corso del tempo. E niente, quindi hai visto, bisogna poi cercare sempre di utilizzare tutto il proprio corpo, o almeno il braccio, per cercare di affaticare il meno possibile le dita. Tieniti aggiornato, qui sotto ti lascerò un link dove potrai iscriverti alla mia mailing list, perché a settembre, o comunque giù di lì, lancerò una sorpresa, e quindi tieniti, se vuoi ricevere l'email di quando questa sorpresa sarà pronta, rimani aggiornato. Io ti ringrazio per aver visto il video, spero ti sia piaciuto, e il prossimo video sarà un video reaction di un artista che mi avete consigliato tantissimo nei commenti. Quindi ci vediamo presto. Ciao!